quando tornerà in campo Bologna a Lubiana contro l'Olimpia nella prima trasferta di Champions della stagione. Avellino invece giocherà la prima in casa contro i polacchi dell'Anvil martedì alle 20:30. Manco a dirlo, ovviamente, tutto in diretta su Eurosport Player, ma anche on demand. E adesso intanto si è alzato il pallone, il primo possesso del match tra Siligas e Segafredo, se lo gioca la squadra in trasferta con la prima iniziativa di Kevin Panther, che muove la retina per il 2-0. Palleggia arresto e tiro, una delle grandi armi di un giocatore che ha avuto un impatto terrificante al suo esordio in Italia. A Pallarubini in 22 minuti 9 tiri, tutti a segno con 5 triple. Tanto su un cambio, avete visto, arriva il primo lavoro in post-passo di un altro volto nuovo della Siligas, Matt Costello, l'ex giocatore di Michigan State, che l'anno scorso ha giocato, anzi nelle ultime due stagioni è stato in G-League soprattutto, e che adesso però ha una chance importante, che sta giocando bene nei suoi primi impegni con la sua nuova maglia, nella sua prima esperienza in Europa. Un uomo da doppia doppia pressoché automatica, mentre questo è Pietro Radori, questo è il suo fadeaway sulla spalla destra, un gran canestro, una delle posizioni preferite da Radori. Contro Milano fece un canestro dall'angolo contro Gudaitis, alzando la parabola, clamoroso. Tanto Avellino parte con due errori in attacco, allora la Virtus ha la possibilità, andando a segno qui, di piazzare subito un avvio importante. Ancora Radori, arriva l'uno contro uno contro Nichols, il cambio è accettato, Costello resta alla fine lì e quindi Baldirossi può attaccare facilmente Demetris Nichols e la Virtus parte forte, 6-0. Caleb Green dietro la testa per Norris Cole. Detto che non abbiamo parlato della parte tattica di questa sfida, ecco, questa azione forse spiega tutto ancora meglio. Basterebbe guardare gli score della Siligas, che ha segnato due volte, in realtà non due volte ma 100 punti a Novgorod e 96 a Ludwigsburg in Champions, e hanno segnato anche 88 punti a Cremona dopo i 98 con Cantù. Intanto continua a correre e in questo caso a trovare un altro canestro Nichols, parziale di 4-0 per rispondere, canestro ovviamente di Norris Cole, tutti i suoi punti avellinesi. Squadra di Vucinic proprio filosoficamente, e la scelta del pilota, lo vedete con la palla in mano, non può che indirizzare in quel senso l'idea. Guardate perché si corre e si tira se possibile nei primi 6-7 secondi. E allora, se si hanno interpreti di questo livello, quello di Norris Cole naturalmente, per giocare ad alti ritmi, è ovvio che può funzionare come il sistema. 6-0 firmato dall'ex campione NBA 2012-2013 con la maglia degli Heat, mentre Panther va a cercare fortuna a centro area, arriva una buona difesa, Cole scatenato, poi però pasticcia, alla fine riesce a fermare Panther che ripartiva con un tocco, la rimessa è comunque in favore della Virtus. E naturalmente anche sulle palle perse si potrebbe aprire un discorso interessante, ne ha parlato anche coach Sacripanti, sempre affrontando i temi della gara. Negli scorsi giorni Avellino perde 12 palloni, cioè ha perso 24 palloni in due partite, che in realtà non sono assolutamente tanti, perché se si vuole giocare a 100 all'ora è ovvio che non sarà possibile tenere così basso quel numero. A 12 direi che ci può sicuramente stare. Tanto giro di cambi è entrato Figlioi per Avellino, più che altro ha preso il pallone per la prima volta, e adesso arriva invece il primo tentativo di Caleb Green, superstar assoluta all'esordio nel campionato italiano. Una partita da 42 di valutazione contro Cantù, demolita letteralmente dalla sua gara mista a quella di Norris Cole. 32-15 rimbalzi per lui, anche 7 falli subiti, 21-13 assist per il giocatore che va a tirare a centro dell'area con un runner clamoroso, canestro di talento spaziale di Cole, che ha 8 tutti i suoi punti della Siligas senza errori. Alla fine Taylor, bene la palla dentro su un pick and roll in cui Mbaye taglia verso il ferro. 13-8 Bologna. Per adesso la difesa di Avellino non sta avendo effetto e la Virtus sta trovando tutti i suoi tiri. Dall'altra parte invece Cole
è l'attacco biancoverde al momento. Costello, la palla ancora per il 30, che accelera, si arresta e mostra di essere umano anche lui. Quinto tiro è quello fatale, errore a Radore in transizione, conduce Baldirossi, taglio, Nikos contro di lui. Nikos che gioca abitualmente molti minuti da 4, con Baldirossi c'è però differenza di taglia. Radore si alza da 3, il tiro è corto e Cole guarda avanti, vuole correre, lancio lunghissimo per Costello, che è bravissimo a ricevere e avere la presenza di andare a tirare subito, e così la spinta dell'avversario diventa un fallo da due liberi. Secondo coach Sacripanti il fallo invece era sulla ricezione. Ecco il replay, qui contesa la palla, qui c'è il fallo e vedete Costello di fatto cadendo tira. Chiaro che è una vagata del 10, ma il fischio è più che legittimo, i due liberi arrivano e dunque un altro giocatore si iscrive a referto per quanto riguarda Avellino. Dopo gli 8 punti consecutivi di Norris Cole arriva la doppietta in lunetta di Matt Costello. Taylor palleggia, arresta il tiro da 3, la palla sembrava ben indirizzata ma gira sul ferro e Cole può rispondere dalla parte opposta innescando ancora Costello con la specialità e taglio canestro, palla meravigliosa di Cole ed è 12-13 il punteggio, tutti loro i punti avellinesi in questo avvio. Ora Panther, proprio Cole se ne occupa, Panther si libera benissimo e va in arresto e tiro, come detto arma impropria nonché principale forse se possiamo dire così del giocatore statunitense, che riporta a 3 lunghezze di vantaggio dei suoi. Nichols contro Aradori, anche lui palleggia arresto e tiro in faccia ad Aradori, canestro di esperienza dell'ex giocatore del Panathinaikos. E ora il palleggio arriva da parte di Tony Taylor, autore di un'eccellente gara contro Milano, mentre qui Mbaye va a prendersi i due liberi attaccando l'area con pazienza. Bologna continua a rimanere molto efficace in attacco. Avellino in questo caso arriva con la rotazione di Costello leggermente in ritardo. Fischio più che legittimo e viaggio in lunetta per Amat Mbaye, che mette dentro il primo libero. Sono i primi liberi del campionato per Mbaye. Che non a caso è uno dei migliori tiratori a 3 punti della Virtus, anche se parliamo sempre di numeri molto piccoli che siamo a inizio torneo. Perché Mbaye non è proprio il lungo che va a prendersi 20 tiri liberi a partita, così adesso Caleb Green riceve in alto, gioca a 2 con Costello che non porta neanche giù il pallone, per la verità non scende nemmeno, 6 di Costello praticamente tutti in fila, un paio di canestri, 2 liberi e Avellino a meno 1. Errore di Taylor con un arresto e tiro molto rapido, scelta che è molto pericolosa su questo campo. Chiaro che se c'è da correre si corre, no? Alzare i ritmi può essere pericoloso. Panther naturalmente se ne frega e va nell'angolo per Mbaye, ottima tripla, rimbalzo c'è Aradori, fallo subito proprio da lui, si lamenta il pubblico ma sembrava avere posizione Aradori. Rivediamo tutto. Duello abbastanza onesto tra Caleb Green e Aradori, finalizzato il giocatore di Tulsa in Oklahoma, che guarda abbastanza storto gli arbitri adesso, 2 anni al Trabzonspor, per un giocatore che ha parecchio vissuto anche in Eurolega e che ha avuto un impatto davvero spaziale sul campionato. È arrivato il momento anche di Martin e quello di Kravic, che combinano benissimo, assist dell'ex Vanoli, il canestro facile di mano sinistra di Kravic, che oggi dovrà fare ovviamente gli straordinari vista l'assenza di Cuoli. Ora la palla per Aradori, eccolo il blocco di Kravic
alla fine la palla per Martin sul lato opposto, parcheggiata dentro. Dentro il centro della Virtus, fa sportellate, alla fine ne viene fuori un tiro in cattivo equilibrio, dall'altra parte accelerazione di Cole, su cui però Bologna fa un buon lavoro. Costello dentro il pallone, in precedenza la spinta di Taylor. Il programma pomeridiano iniziate molto presto, a Trieste l'Alma e la Germani sul parquet, c'è anche Armani Exchange, Oriora Pistoia e Epi Casa Brindisi, Banco Sardegna Sassari. Le prime due sono nel secondo tempo, la prima sta terminando la prima frazione del gioco, mentre intanto Avellino va a segno con un bel canestro di Demetris Nichols, solo da due e di nuovo meno uno. Alle 19, cioè tra una ventina di minuti, comincia Umana Reyer, VL Pesaro, e stasera il programma della terza giornata della Serie A Poste Mobile si chiude con Grissimbon Fiat al Palabigi. Fallo è contro Norris Cole. Ecco il replay, Aradori schiena a canestro, effettivamente la mano di Cole e non l'avambraccio, che è ovviamente invece considerato legale in quella situazione. Da lì il fischio, terzo fallo di squadra per Avellino, ha già tre la Virtus, mentre arriva il momento anche per Stefano Spizzichini. Che si attacca in baie, Aradori, taglia Kravic, con le mani molto bene, disturba tutto Njai. Attenzione al tiro da tre punti, facile il rimbalzo in questa situazione di Nichols. Cole vuole andare dal suo centro, eccolo Njai contro Kravic, che inizia subito con un fallo il suo duello con il possente ex centro di Malaga. Eccolo qui, ho scorso problemi fisici, un po' di circostanze, un ginocchio l'ho fatto penare, aveva iniziato la grandissima e già la Siriga avrebbe avuto bisogno in tanti momenti nella stagione in cui invece è mancato, e con lui sarebbe stato ovviamente tutta un'altra musica quando ha avuto a disposizione sia lui che Fesenko. Naturalmente è ovvio che per la Siriga sarà un'altra musica rispetto ad avere soltanto Krilo Fesenko, mentre Martin in campo aperto fa un super lavoro e va a prendersi il fallo proprio di Njai. Saltato Nichols facilmente, poi Njai vuol quasi evitare il contatto, secondo me ci mette lì un braccio, ma in ogni caso spinta che costa il primo fallo al centro di Dakar e manda in lunetta Elvin Martin, cui conclusione gira sul ferro e esce. E adesso 90 secondi alla fine del primo quarto, Bologna è avanti comunque 21-18. Palla dentro, Njai contro Kravic, vuole schiacciarli in faccia, ma non è semplice perché Kravic è un grande stoppatore e ha taglia fisica, infatti avete visto Njai stare a vuoto col tentativo, e allora ci pensa direttamente dal palleggio con un gran canestro Kiefer Sykes, tripla che vale il pareggio a quota 21. Anche per Sykes inizio di stagione super, 17-5 assist nella sconfitta del Palaradi. Spizzichini chiamato per un fallo qui contro Mbaye. 26 mercoledì a Ludwigsburg per l'ex giocatore del Tur Telecom Ankara l'anno scorso, dove ha viaggiato con delle cifre decenti, oltre 22 di media e quasi 5 assist per partita. Chiaro, la coppia insieme a Cole garantisce una propulsione, un talento offensivo potenzialmente strepitoso. Tra l'altro con che tifosi di Avellino ne stanno ammirando per la prima volta le giocate,
molti hanno indicato una somiglianza con Joe Ragland, che da queste parti ha giocato piuttosto bene nelle sue apparizioni. Ora il palleggio per Norris Cole, Jai blocca per lui, va in palleggio, arresto e tiro il 30, ignorando il lungo che aveva comunque posizione favorevole al rimbalzo. 5 su 7, 3 rimbalzi, 3 assist, 10 punti per Norris Cole in un primo tempo decente. Parte Kravic, problema alla caviglia, temo per il lungo. Sykes si appoggia al vetro, la stoppata di Martin è impressionante, ma a parte il fatto che il tiro forse non sarebbe entrato, la palla ha già toccato il tabellone. Eh sì, e qui Martin avrebbe dovuto evitare, d'altronde canestro valido per Sykes che arriva a quota 5 con 2 su 2 dal campo, e adesso Kravic deve uscire, credo, e spazio per il giovane Matteo Berti per questi pochi secondi in campo, anche 5 minuti in Champions nella facile vittoria con lo Stenda. Adesso vediamo se non ho visto male mentre rientravano. No, è in campo contro Njai, è l'ultima azione offensiva di Bologna che può andare fino in fondo. Palleggia Taylor contro Cole, blocca Mbaye, Spizzichini, Mbaye pescato bene dalla palla parlante di Taylor, battuta a terra, tripla di Mbaye, sorpasso Virtus, il tentativo sulla sirena non va a segno. Gran primo quarto al Pala del Mauro, la Segafredo avanti 26 a 25.